Rosi, e cerchiamo un po' di capire, poiché abbiamo ancora Roxy, Gina, De Cazzan, Michele Pippoli. Stasera, tra l'altro, ricordo che sul canale Massimo Tramasco ci sarà il Pippoli con le nostre due care Ampane, con le nostre due care Ampane, Sissi e Patti. Tra l'altro, vedremo anche uno strip poker di Pippoli, che però è lui che riesce a far spogliare Sissi e Patti. E quindi vedremo Sissi e Patti spogliate e Pippi vestito. Che ci dobbiamo fare? Comunque, allora cerchiamo di capire un attimino, quindi, quali sono le cose che il narcisista ti vuole testare fondamentalmente. Quindi il narcisista inizia a testarti già dal primo appuntamento, perché i narcisisti sono subdoli, sono molto intelligenti. I narcisisti, salutiamo Pink, salutiamo Nikki e salutiamo Rosy. E quindi, dicevi, i narcisisti da quel punto di vista lì sono intelligenti, già dal primo appuntamento iniziano a testarti, iniziano a capire chi sei. Iniziano a capire se ti qualifichi. Comunque questa sera sarà una serata superstar, no? Del Pippoli, che veramente con lo strip poker farà spogliare, farà denudare praticamente quasi totalmente, diciamo, la nostra Patty e la nostra Sissi, che resteranno, come si suol dire, in mutande, ma questo è quello che deve succedere, mentre il Pippoli resterà vestito. Il Pippoli resterà vestito perché ha avuto veramente una fortuna, ne fate spogliare due e lui resta vestito. Comunque, scoprirete stasera potrete vedere le macerie della Patty e le macerie della Sissi. Vedrete l'esibizione delle macerie. Vedrete l'esibizione delle macerie della Patty e della Pippi e della Sissi, mentre non vedrete il moncherino, non vedrete il moncherino di Pippoli. Il moncherino di Pippoli non verrà visto. Il moncherino di Pippoli non verrà visto, mentre invece le macerie della Sissi e le macerie della Patty verranno esibite. Mentre il moncherino di Pippoli resterà coperto. Allora, bene, bene, hai smesso con i sigari, bravo, i sigari, ficcali, sai dove devi ficcare i sigari? Allora, bene, bene, allora, devi capire che il narcisista è uno che ti testa. Quindi, quando hai a che fare con una persona che inizia a testarti, inizia a indagare. Beh, certo, tu potresti essere contenta fondamentalmente, potresti essere contenta perché, diciamo, potresti essere contenta per il semplice fatto che dici, è uno che ha interessato a me, è uno che vuole questo, è uno che vuole quello, è uno che magari ha un interesse nei miei confronti, e invece no. Al narcisista non gliene fotte una beata minchia di te, non gliene fotte una beata minchia, ma ti testa. Ad esempio, inizierà a farti domande, no? Ad esempio, al primo appuntamento, il narcisista, tra l'altro, il primo appuntamento è un momento cruciale, no? Per una donna, perché quando tu decidi magari di uscire con un uomo, al primo appuntamento cerchi magari di impressionare l'uomo. Se è un narcisista, lui capisce subito, no? Se tu cerchi di impressionarlo, di fare la splendida, io qua, io là, io su, gli vai subito a dare dei segnali di gradimento. Ma questo varrebbe anche per l'uomo con la narcisista donna. Quindi questo è un punto fondamentale. Il principio fondamentale E quando sei con il narcisista, quando capisci, insomma, ovviamente tu dici, ma io come faccio a capire che è narcisista? Beh, magari non lo sai, ovviamente neanche, come dire, Batman riuscirebbe a capire di avere a che fare con un altro supereroe, no? Con l'uomo ragno,
fin tanto che l'uomo ragno non si mette la tutina rossa. Tra l'altro è tornato l'uomo ragno, non è stato più, l'hanno visto fare a botte in un bar con la sua tutina rossa, quindi non l'hanno ucciso, era una fake news quella, è tornato l'uomo ragno. L'hanno visto l'altra notte fare a botte con la sua tutina rossa. Allora, comunque, quindi il primo principio è quando una persona apparentemente ti dà troppe attenzioni e ti fa troppe domande, beh, cerca di capire che potrebbe non essere un narcisista, però potrebbe anche esserlo, no? E purtroppo un difetto delle persone è quello che tendono, quando una persona sa toccare il tasto giusto, quando una persona sa toccare il bottoncino giusto, il trigger, diciamo, no? L'interruttore, c'è il rischio che una persona si apra. E quindi il narcisista, come passo fondamentale, inizia a farti domande, no? Tra l'altro, i narcisisti, soprattutto quelli istrionici, già dal primo appuntamento sono molto abili a creare un'atmosfera confortevole, no? Ad esempio, cercano ovviamente di portarti in un posto ovattato, in un posto magari con un'atmosfera accogliente, dove ci sono le luci giuste, la musica appropriata. E ovviamente questo modo di fare dell'istrionico, perché l'overt, il covert non lo fa, l'istrionico invece sa creare l'atmosfera, un'atmosfera piacevole, rilassante, e quindi per te questo appuntamento sarà un appuntamento memorabile, no? E poi piano piano, come dire, i bottoni si sbottonano fondamentalmente, no? Salutiamo la nostra Patrizia Perotti che è venuta. È venuta, tra l'altro, come dicevo, questa sera vedremo alle 21, no? La Patrizia Perotti e la Sissi che perderanno allo strip poker con il Pippoli, e quindi vedremo le macerie della Patrizia Perotti e le macerie della Sissi, mentre, come dicevo, il Pippoli resterà completamente vestito perché è fortunata al gioco Pippoli. Quindi un altro principio fondamentale è quello di, diciamo, non lasciarsi abbindolare eccessivamente, non lasciarsi abbindolare eccessivamente dai narcisisti. Un'altra cosa fondamentale che ti posso dire, evita di parlare del tuo passato. Evita, perché il narcisista è in grado di testarti facendoti parlare del tuo passato, e quindi in questo modo, diciamo, ti tirerà fuori delle emozioni fondamentalmente, ti tirerà fuori delle emozioni, ti tirerà fuori delle, come possiamo dire, ti tirerà fuori delle cose di cui magari poi ti potrai pentire. Ora dico, non è detto che sia un narcisista uno che si comporta in questo modo, non è detto, però siccome il narcisista lo fa, devi fare attenzione, devi fare attenzione. Un'altra cosa è quella: siccome il narcisista subito, fin dal primo appuntamento, cerca di capire quali sono i tuoi bisogni, tu non devi avere delle aspettative troppo alte, no? Perché il narcisista come fa a fotterti? Inizia a dirti, se lui capisce, ad esempio, che tu cerchi una relazione, diciamo, che se tu cerchi una relazione magari sentimentale affettiva stabile, il narcisista ti dice esattamente quello che tu vuoi, no? Lui si presenta come la persona in grado di darti quello che tu vuoi, e allora ti dirà: a me piacerebbe tanto una donna con la quale mettere su famiglia, magari sì, mi piacciono tanti bambini, se capisce, se intuisce che a te piacciono i bambini. Ovviamente se sei una carampana non ti dice che piace i bambini, però ti dice: sì, a me piacerebbe di nuovo trovare, diciamo, costruire una storia, una relazione che possa essere una convivenza felice, due persone, un nido d'amore, no? Il narcisista parla spesso di nido d'amore. Ovviamente
il nido d'amore diventerà un nido, diciamo, più che un nido, diventerà un nido di serpenti fondamentalmente, no? Quindi utilizzeranno. E poi il narcisista inizialmente, un'altra cosa che cercherà di trovare il narcisista è quelle che tu pensi che siano i tuoi difetti. Ecco, un'altra cosa che il narcisista ti dice: ma tu quali pensi che siano i tuoi difetti? Che cos'è che pensi che per te non vada tanto bene? Quindi i narcisisti hanno questa capacità, questa modalità, no? Di tirarti fuori queste cose. E un'altra cosa che sono in grado di fare dall'inizio, perché poi le cose col tempo cambiano, ma nella prima sera l'ho messo nella mano destra, befana di una carampana. Mi manca un anello alla mano sinistra, ma è questo che è passata alla mano destra. Ogni tanto faccio dei giri, faccio dei cambi. Questa annota tutto, porca miseria, questa annota tutto, sta vecchia. Allora, quindi diciamo che quindi fai attenzione perché all'inizio lui ti mette, diciamo, nelle condizioni di come dire, di farti parlare di te stessa ed è in grado di farti parlare solamente di te stessa. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi evita di parlare solo di te stessa, invece cerca di far parlare lui, perché tu devi cogliere questo sia che sia un narcisista, sia che non sia un narcisista, devi imparare a sviluppare questa cosa. Ovviamente devi cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo e imparare a essere flessibile, essere adattabile e capire chi è davanti, no? Quindi in conclusione, diciamo già dal primo appuntamento, quando noti che una persona ti fa parlare molto, ti chiede della tua infanzia, ti chiede tante cose, non è detto che sia un narcisista, potrebbe esserlo, potrebbe non esserlo. Però in generale diciamo che dall'inizio, se fosse un narcisista, è perché il narcisista ti sta testando, no? Cosa vuol dire ti sta testando? Che il narcisista nella fase iniziale cerca di recuperare informazioni, perché poi vedrai che, diciamo, successivamente, diciamo, in qualche modo cercherà di capire, no? Ancora di più su di te, no? Inizierà a dirti: ma quali sono i tuoi interessi principali? Per vedere anche se ti qualifichi, cosa ti piace fare nel tempo libero. Sono tutte cose che il narcisista chiede: quali sono i tuoi obiettivi di vita? Ecco, il narcisista, piano piano, con queste domande, no? Cerca di capire quali sono i tuoi interessi, quali sono i tuoi obiettivi di vita, che cos'è che ti appassiona. Testerà anche la tua cultura per sapere se sei un'ignorantona o se sei una donna che ha, diciamo, una donna o un uomo, perché lo fanno anche le donne, e quindi ti dirà: non so, qual è l'ultimo libro che hai letto, qual è il libro che ti piace di più, hai viaggiato molto, e ti fa domande, no? Come descriveresti il tuo carattere, che cosa ti piace di più di te e che cosa invece cambieresti, no? Queste domande, che tra l'altro sono utili da fare, diciamo, no? Potreste imparare a farle anche voi. Il narcisista le fa come test per capire chi sei e soprattutto per capire se avrà poi dei margini di manipolazione, se avrà poi dei margini per, diciamo, metterti, come dire, a 90 fondamentalmente. Quindi utilizza più o meno queste situazioni, no? E questo è un punto fondamentale, no? Sta cercando, come dice la nostra Patty, che tra l'altro la vedrete spogliata questa sera, è la Patty, non perdetevi che le macerie della Patty le vedrete perché il nostro Pippoli è riuscito vincendo a strip poker con lei. E quindi queste sono le cose fondamentali, no? Che il narcisista fa. Queste domande lo aiutano a capire, diciamo, quali sono i tuoi punti deboli, lo aiutano a capire quali sono le tue situazioni, diciamo, le tue situazioni più difficoltose.
Quindi tu quello che dovresti fare invece è ricalcare un po', dire il meno possibile e cercare di ricalcare invece un po' quello che fa il narcisista. Anche tu potresti chiedere delle cose, ad esempio, diciamo, ecco sì, una cosa che ti suggerisco di fare, che tu puoi fare al narcisista. La nostra Sissi vede tutto, l'unica cosa che non è riuscita a vedere perché mancava di microscopio era il pippolo di Pippoli. La nostra Sissi vede tutto, però ha avuto difficoltà perché non aveva il microscopio per individuare il pippolo di Pippoli. Quando ha fatto lo strip poker, anche Pippoli, diciamo che la nostra Sissi che vede tutto non è riuscita a vederlo perché dice: oggi non ho il microfono a 2000 ingrandimenti con me, quindi non posso vedere. E qui, dopo finito. Quindi questo è un po' il concetto fondamentale. Quindi tu devi cercare, ad esempio, c'è un gioco interessante che potete fare quando incontrate il narcisista. C'è un gioco interessante che potete fare. Ed è praticamente il gioco delle tre parole. Questo fatelo al narcisista, potete farlo anche a un altro che non è narcisista. È praticamente il gioco delle tre parole, no? Di scegliere tre parole che lo rappresentano. Scegliere tre parole che lo rappresentano. Ad esempio, provate anche voi, vecchie befane. Scegliete tre parole che vi rappresentino, che non siano solo carampana, malgascione e befana. Provate a scrivere tre parole che vi rappresentino, perché questo è un qualcosa che vi potrà dare delle informazioni. Insomma, non è che comprendi la personalità, però diciamo scegliere tre parole che ti rappresentino. Possono darti un'idea delle caratteristiche principali di quella persona. Ovviamente, e anche soprattutto come lui si vede fondamentalmente, perché non è soltanto come lo rappresentano, perché tu non saprai mai come, ma soprattutto come lui si vede, come lui si percepisce. Persone che spareranno, no? Il narcisista non ce la fa. Quando gli dici tre parole che lo rappresentano, magari ti dirà intelligenza, ti dirà, che ne so, ecco, vedi, eclettica, solare, empatica. Ecco, vedete come quelle tre parole lì rappresentano non come sei, ma come tu ti vedi. Se uno dice che si vede eclettica, solare, empatica, va bene, no? Per carità, nulla di male, però tenete presente che i narcisisti, soprattutto quelli istrionici, non hanno vie di mezzo, no? Vanno al top, mentre i narcisisti covert vanno al down. Quindi, come si diceva, una volta in media virtus est, per carità, un'eclettica solare empatica ci sta, potrebbe esserlo, però, diciamo, questo rappresenta il modo in cui si vede, il modo in cui vorrebbe che gli altri la vedessero, no? Cioè, il discorso eclettica solare empatica non è come Nicky, adesso non mi ricordo qual è il nome di Niki, Nicoletta, non lo so. Comunque, eclettica solare empatica è come lei vorrebbe che gli altri la vedessero, non come lei. Lei potrebbe essere anche tutto il contrario, ma vorrebbe essere vista in questo modo. E quindi il narcisista ha un po' questa caratteristica. Quindi però tu fallo al narcisista, fallo perché facendogli questo giochino, scegli tre parole che ti rappresentino, avrete possibilità di capire su cosa proietta lui e come vorrebbe essere visto. Quindi questo è un punto fondamentale. Dio imperatore sultano. Sultano. Sì, e beh, quindi però è un giochino, no? Perché il narcisista utilizza, no, tutta una serie di strategie per poterti in qualche modo, diciamo, catalogare per poter capire quali sono i tuoi punti deboli, però anche tu
hai qualche cartuccia da sparare, no? Come il nostro Pippoli che magari ha esaurito tutte le sue cartucce e non c'è più niente da sparare, però normalmente diciamo che dovresti avere qualche cartuccia da sparare, quindi anche tu capire chi è davanti, no? Perché prima che riesci a comprendere chi hai davanti, prima che riesci a comprendere chi è la persona, diciamo, che ti può, diciamo, come possiamo dire, amore, stella, sole, vorresti amore, vorresti essere vista come una stella e cerchi il sole nella vita perché ti manca, vuol dire che sei nell'ombra. Ma se io vi dicessi, tanto per fare un esempio, una cosa, se tu potessi accendere due stelle, la stella del benessere o la stella del successo, quale stella accenderesti? Provate a scrivere. Se tu potessi accendere una stella, o la stella del benessere o la stella del successo, quale stella accenderesti? Questa è un'altra domanda che voi potete fare al narcisista o presunto tale, no? Perché è un qualcosa che vi dà delle cose. Quale stella accenderesti? La stella del benessere. Vediamo, stella del benessere o stella del successo. Abbiamo due benesseri, ecco, comunque questo è un altro test che tu puoi fare per, diciamo, utilizzare, perché è evidente che benessere a vita, benessere, quindi questa la dice lunga, il fatto che accendiate tutti la stella del benessere, brava, allora, chi accende la stella del benessere è perché vive nel malessere e chi accende la stella del successo è perché vive o crede di vivere nell'insuccesso. Cioè tutti quelli che vogliono accendere la stella del benessere è perché non hanno il benessere e quindi vivono nel malessere, mentre invece quelli che vogliono accendere la stella del successo è perché credono di vivere nell'insuccesso. Quindi sì, però uno lo accende se gli manca, no? Non è che noi, se tu hai, come possiamo dire, tante carote e poche patate, se tu hai tanti piselli e poche patate e poca patata, ti prendi il pisello o ti prendi la patata, Patrizia? Se tu hai tanti piselli e poche patate, ti prenderai la patata. Se invece hai tanta patata e pochi piselli, ti prenderai il pisello. Noi prendiamo quello che ci manca, no? Ad esempio, Pippoli, tu preferisci prenderti il pisello o la patata? Cosa preferisci prenderti, Pippoli, il pisello o la patata? Quindi, queste sono un po' le cose che tu puoi chiedere al narcisista, fondamentalmente, no? Sono le cose che puoi chiedere al narcisista, perché anche tu non devi farti testare dal narcisista, ma anzi devi imparare anche tu a fare dei test al narcisista, questo è importante, fondamentalmente, no? Questo è importante. Quindi, in conclusione, fate attenzione, perché ci sono persone che non potrebbero essere narcisisti, ma non potrebbero, che ti fanno tutti questi test, tutte queste domande. Quindi, nel momento in cui capisci che hai a che fare con questo genere di persone, fai attenzione a quello che dici, perché un giorno potrebbe essere usato contro di te. Bene, quindi per questo video è tutto, mettete un like.